dall'inizio, partiamo dal welfare. Allora, ci sono alcuni contratti di lavoro, penso al metalmeccanico in primis, ma anche ci sono numerosi accordi aziendali che prevedono l'introduzione di alcune forme di alcune somme, ecco meglio, a disposizione dei lavoratori che possono essere utilizzate attraverso le famose piattaforme di welfare. Tra l'altro ci sono state quest'anno delle novità per quanto riguarda le cifre, i modi. Potremmo anche entrarci, ma non vorrei portare via troppo tempo, soprattutto non vorrei portare via lavoro a chi fa i corsi di formazione proprio su questa tematica. Però vorrei con voi condividere un esempietto che forse vi è già noto, ma magari non a tutti. Allora, immaginiamoci che ci sia un'azienda che decide di dare 300 euro di aumento, dico per dire, insomma, a un proprio dipendente. Intendo dire un aumento come lordo previdenziale, che può essere attribuito in busta paga, in forme di welfare, oppure può essere attribuito al fondo pensioni, ok? Però ci immaginiamo, mi perdonino gli specialisti delle contribuzioni INPS, siamo stati abbastanza spartani nell'esempio per non appesantirlo, quindi è volutamente leggero. Se l'azienda decide di attribuire un aumento di 300 euro lordi, il costo azienda, a causa dei carichi INPS, salirà a 390 euro. I 90 euro di contributo INPS per la maggior parte costituiscono, attenzione, attenzione, versamento a favore dell'iscritto, del lavoratore, al fondo invalidità, vecchiaia e superstiti dell'INPS, cioè 70 euro di quei 90 sono contributi per la futura pensione di quel lavoratore lì, metodo contributivo tipicamente. Naturalmente, dal lordo andremo a togliere il classico 9-19, quello che è, l'abbiamo arrotondato al 10%, dunque 30 euro di ulteriori contributi che vanno all'INPS, quindi si capisce che già a questa altezza, all'altezza della voce INPS carico lavoratori, l'azienda ha versato 30 più 70 euro, fanno 100 euro, all'INPS per la futura pensione di quel lavoratore. Quindi è una ricchezza differita di quanto? Beh, se il lavoratore va in pensione il prossimo anno, di un anno. Se il lavoratore va in pensione fra 40 anni, di 40 anni. Tutti voi mi insegnate che avere 100 euro oggi o avere 100 euro fra 40 anni non è esattamente la stessa cosa. Ad ogni modo, arriviamo al lordo fiscale, 270 euro, togliamo la fiscalità. Ci immaginiamo che questo dipendente, questo aumento, vada in capo a un dipendente che ha un'aliquota marginale IRPEF la più alta del 25%, per cui con le addizionali andiamo intorno al 27% e ci immaginiamo l'applicazione di una fiscalità dunque di circa 70 euro. Per cui possiamo dire che il netto che va al lavoratore a fronte di un costo azienda di 390 euro è praticamente la metà, no? 200 contro 390, differenza di 190. Allora l'azienda dice: come facciamo a far arrivare qualcosa di più al lavoratore? Diamo, se la legge lo consente, una erogazione sotto forma di welfare. Bene, questa non soggiace alla contribuzione INPS, quindi il costo azienda è pari al lordo previdenziale. Per cui possiamo anche ragionare in termini diversi. Se l'azienda avesse deciso di spendere per questa remunerazione 390 euro, potrebbe partire da un livello più alto, ma teniamo, insomma, questo livello di equiparazione. Neanche il lavoratore paga l'INPS, ma è più felice perché quel denaro che avrebbe dovuto trasferire nel tempo gli viene immediatamente riconosciuto e il lavoratore ha questi 300 euro che possono essere immediatamente spesi. Che ne so, per esempio, anche adesso c'è la formula delle bollette, no? Della copertura delle bollette. Per cui si ha un costo azienda che corrisponde al netto lavoratore. Sapete bene, appunto, come dicevamo poco fa, che le formule di questo tipo sono state estese, danno più possibilità alle aziende. In quest'anno, proprio di recente, è stata incrementata la soglia a 3.000 euro, quindi una soglia molto consistente proprio per cercare di favorire la copertura dei costi dell'energia. Qui non apro una discussione su questo. Se l'azienda decidesse invece di attribuire al singolo lavoratore un valore di contributo azienda al fondo pensione di 300 euro, il costo per l'azienda sarà un po' più alto di quei 300 euro, perché sapete che le somme versate al fondo pensione subiscono il contributo di solidarietà 10%, quindi il costo per l'azienda arriva a 330 euro. Non vi è INPS carico lavoratore,
Il lavoratore che versa, che si vede versata questa somma nel fondo, pagherà la tassazione agevolata del fondo pensione alla fine del percorso lavorativo. Non sarà naturalmente questa tassazione pari all'IRPEF, ci sarà tassazione agevolata, qui ci siamo immaginati un 12% considerando un'anzianità media, ok? Quindi nel fondo pensione il fisco pesa 40 euro, che sono meno dei 70 euro che avrai subito in azienda. Allora, conti alla mano, conti da ragioniere alla mano, se faccio un paragone tra l'ipotesi A e l'ipotesi B, nell'ipotesi B io, lavoratore, perdo 70 euro di contribuzione all'INPS, ma risparmio 70 euro di tasse. Quindi dal punto di vista strettamente numerico, ragionieristico, è un gioco alla pari. Solo che attenzione, un conto è avere 70 euro oggi direttamente liquidi e un conto è averli tra 10, 20, 30, 40 anni sotto forma di maggiore pensione. Non è esattamente la stessa cosa. A voi le decisioni su questo. La somma versata al fondo pensione, diciamo che ha due svantaggi. Quindi adesso non è che voglio fare il tifo perché non si versino danari al fondo pensione, però chiaramente mettere 300 euro nel fondo pensione per un'azienda costano 3,30 e non 300 come nel caso del welfare. E il lavoratore comunque deve pagare la tassazione finale. Per cui, dovendo scegliere, brutalmente, cinicamente, dico meglio welfare che fondo pensione. Dopodiché, se si tratta di mettere sul piatto diverse somme con diversi scopi, si può anche pensare al fondo pensione. Sottolineo che qui non stiamo parlando di premi di risultato, stiamo parlando di welfare previsto da contratto, dunque non derivante da meccanismi di premialità. Lo sottolineo perché l'applicazione, la fiscalità applicata nel caso del premi di risultato è diversa e ci andremo dopo. Ricordo quindi che, per esempio, a questo punto, a proposito di fiscalità, siamo verso la fine dell'anno e il lavoratore magari potrebbe non avere convenienza a ricevere, che ne so, sti 300 euro sotto forma di welfare versato al fondo pensione, ma potrebbe avere più convenienza a fare un versamento volontario al fondo pensione, perché in questo caso risparmierebbe l'aliquota di tassazione IRPEF marginale, nel caso che abbiamo descritto, circa il 27%. Dunque, da quel punto di vista, ricordiamo che è tempo di versamenti volontari e se qualcuno dice, ma accidenti, i mercati finanziari sono andati male, che sia conveniente investire adesso? Beh, io rispondo, è sicuramente più conveniente adesso che un anno fa o 2 anni fa, perché i mercati costano meno. Ricordo, e qui ci siamo fatti un esempio con chi magari ha aliquote fiscali più elevate, che considerando le aliquote fiscali attuali, quindi nello scaglione 28-50 mila euro, l'IRPEF è al 35%, quindi fra addizionali comunali e regionali arriviamo al 37%. Quindi se un lavoratore dovesse versare al fondo pensione, dovesse, meglio diciamo, rinunciare a 1.260 euro netti nella sua busta paga, se ne troverebbe 2.000 nel fondo pensione. Ecco, questo è un buon rendimento, dobbiamo dire, sicuramente. Chiudiamo la parte del welfare e passiamo ai premi di risultato e ritorniamo a un esempio simile a quello che abbiamo visto poco fa. Vediamo se riusciamo a raccapezzarci velocemente. Beh, la prima colonna corrisponde a quella che abbiamo visto prima, con un'unica differenza. Ricordiamo che la tassazione sui premi di risultato non è quella IRPEF marginale, dunque nel caso precedente 25 più le addizionali, ma si paga il 10% di tasse. Quindi, come potete vedere, da quei 270 euro lì andiamo a togliere unicamente 27 euro. Quindi la differenza fra costo azienda e netto lavoratore è più piccola rispetto al caso precedente. Quindi diciamo che c'è una convenienza nel premio di risultato versato in busta, ricevuto in busta, maggiore rispetto naturalmente alla paga tout court. Oh, chiaro che il premio è legato naturalmente a una condizione, non vado sulle condizioni, queste le conoscete meglio di me, quindi gli indicatori, eccetera, eccetera. Se decidesse quel lavoratore di attribuire, di godere del premio sotto forma di welfare, ecco che per l'azienda scatta un vantaggio perché non c'è l'INPS. Dunque, molto spesso ci è capitato di vedere negli accordi aziendali che l'azienda dice: qualora tu decida di avere in welfare la somma che ti è stata il premio, hai diritto a una maggiorazione, e magari perché l'azienda vuol tenere il costo, come dire, è disponibile in ogni caso a pagare 3,90, come vedete nell'esempio qui, no?
Bene, comunque immaginiamo che quel lavoratore goda di questi 300 euro sotto forma di welfare e come nel caso precedente lui ha diritto a un netto corrispondente all'lordo messo dall'azienda, 300 euro. Attenzione però, nel caso della somma versata in busta paga, lui beneficiava anche di 73 euro di contributi versati all'INPS, che ora non ha. Quindi perde 70 euro, che però godrà fra 20, 30, 40 anni, dunque è una somma spostata nel futuro. Noi qui abbiamo fatto un conto della serva e abbiamo detto perdo 70 euro, ma ne risparmio 27. Quindi se i soldi fra 40 anni fossero gli stessi, avessero lo stesso valore di oggi, ecco che addirittura avere questa somma in welfare converrebbe meno che tenerla in busta paga. Ma, e lo sottolineo, con l'inflazione e con i tassi di interesse attuali, è molto meglio, finanziariamente parlando, avere soldi subito che fra 40 anni, perché quelli fra 40 anni dovranno essere scontati a un tasso di interesse che ne riduce il valore. Quindi un conto è equiparare tutto come potevamo fare fino all'anno scorso, dato che i tassi erano bassi, e un conto è ragionare nello scenario attuale. Ultimo caso, il fondo pensione. Il punto di partenza lo riconosciamo, è sempre quello. Arriviamo qua in fondo a scoprire che le somme, i PDR versati che il lavoratore decide di destinare al fondo pensione, godono della stessa agevolazione fiscale che sussiste nel caso del welfare, cioè il giorno in cui quel lavoratore andrà a chiedere al fondo la prestazione finale, non pagherà tasse. Zero. Ecco allora che i 300 versati corrisponderanno ai 300 ottenuti alla fine. L'azienda ha un costo leggermente superiore perché paga il contributo di solidarietà, il lavoratore risparmia 27 euro di tasse, dunque rispetto all'ipotesi busta paga, ne perde 70 come contributi all'INPS, ma ricordiamo che questi 70 non sono di oggi, sono del futuro. Se vi interessa approfondire la tematica, naturalmente siamo a vostra disposizione. Chiudo e vado un po' veloce perché vorrei rispettare naturalmente i tempi. Passo all'argomento successivo. Abbiamo deciso di metterlo all'ordine del giorno questo argomento perché nei giorni passati siamo stati contattati da un'azienda che stava valutando, credo assieme al sindacato, l'attivazione delle coperture accessorie caso morte e invalidità permanente nella propria azienda. Allora, di che cosa stiamo parlando? Vado veloce e vado qui. Alcuni contratti di lavoro, il contratto collettivo nazionale della chimica, dell'energia, delle ceramiche, della moda, dell'occhialeria, eccetera, eccetera, prevedono che ci sia un contributo dell'azienda pari allo 0,20% della RAL, cioè della retribuzione del lavoratore, quindi mediamente possiamo parlare di, sottolineo bene, 50-60 euro l'anno su per giù, e che questo contributo azienda che riceve il fondo pensione vada ad alimentare sotto forma di premio un'assicurazione caso morte e invalidità permanente tesa a completare il piano previdenziale a beneficio della famiglia di quell'iscritto che viene, ahimè, a mancare o per il quale c'è una situazione di invalidità. Quindi facciamo un esempio. Se l'iscritto medio versa 2.500 euro l'anno, e più o meno è il versamento proprio, considerate il TFR, contributo azienda, contributo lavoratore, versamento medio del lavoratore iscritto al solidarietà sono 2.500 euro annui. Supponiamo che disgraziatamente questa persona venga a mancare a 40 anni, magari sarebbe andata in pensione attorno ai 60, dunque a quella famiglia non arriverà una pensione complementare come se lui avesse versato per 40 anni, ma solo per 20, immaginiamo. Dunque, quanti soldi mancano a quella famiglia? Immaginiamo. Mancano 2.500 euro per 20 anni. Lui non ha potuto lavorare, sono 50.000 euro. Attenzione perché ricordiamoci che la pensione complementare sostituisce quella pubblica, quindi un buco di questo tipo contributivo, se fosse pensione pubblica, ce ne accorgeremo e come? Perché andremo a chiedere le integrazioni ai minimi per non essere danneggiati. Ma qui non ci sono le integrazioni ai minimi, quindi serve coprire questo rischio. Dunque, noi ci siamo posti l'obiettivo di dare alla famiglia bisognosa, a fronte di un decesso dell'iscritto principale a 40 anni, di 50.000 euro. Ok? Bene, il costo che già oggi esiste nei contratti di cui abbiamo detto è lo 0,20% della RAL.
Ecco, Solidarietà Veneto ha attivato una prestazione accessoria, scegliendo tramite gara un assicuratore che è Poste Vita e che prevede, nel caso di decesso a 40 anni, un indennizzo pari al 21,5% della mia retribuzione per ogni anno che va dal 40esimo al 60esimo. Siccome è un conto un po' lungo da fare, vi dico già che un quarantenne, ahimè, che ci lascia e che aveva un lordo di 25.000 euro, in caso di decesso, agli eredi o ai beneficiari diversi che questa persona potrebbe aver designato, vanno in cifra fissa, in blocco, 107.000 euro, che sono incrementati qualora il decesso, a fronte del decesso ci siano dei minori a carico, oppure, e quindi in questo caso l'incremento è addirittura del 50%, quindi alla famiglia vanno 161.000 euro. Oppure è incrementato del 25% in caso di incidente stradale. Vorrei sottolineare da questo punto di vista il costo. Questo costo dello 0,20, che voi vedete qui, questi 50 euro l'anno, è un costo irrisorio, perché se uno andasse a farsi per suo conto un'assicurazione di questo tipo, provate pure voi, con questi indennizzi avrebbe naturalmente un costo molto più alto. Come mai il fondo pensione riesce a ottenere costi così bassi, che mette a disposizione naturalmente? Perché fa contrattazione avendo alle spalle tanti associati. Quindi, se vado sul mercato e dico: guarda, c'ho 1 milione di euro di premi, compagnia di assicurazione, che prezzo mi fai? Ecco che allora arriviamo a questi risultati. Quindi condivido questo messaggio con tutte le aziende. Spesso si dice: boh, ti do 50 euro in più e magari non ti faccio né più ricco né più povero. Ma qui con 50 euro si rischia di cambiare la vita a qualcuno che si trova in difficoltà vera. Sottolineo che per gli iscritti a Solidarietà Veneto è possibile anche attivare queste prestazioni anche individualmente, ma sottolineo pure che i costi in questo caso sono diversi perché sono basati sul singolo caso. Dunque, un ventenne quando si assicura ha dei costi molto bassi perché ha dei rischi molto bassi, un sessantenne avrà dei rischi più alti. Quindi la via maestra per la gestione delle prestazioni accessorie è quella collettiva, perché riduce il costo per tutti.